Ben ritrovati amici di Triskel Pixel, sono il vostro Imucato. Ora stiamo cercando pezzi per farci un'auto. Creare nuovi oggetti, bla 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 bla. Quindi coltelli più resistenti. Mappa di Bill, vediamola. Intanto. Non dimentichiamoci anche questo. Cioè ragazzi, mi serve tutto qua. Cambiamo arma, prendiamo quella con più proiettili. Trovato tutto? Pronti. Ok, Ellie, dai. La porta aperta, no? Ci sono. Dobbiamo raggiungere l'altro edificio. Su per le scale, muoviamoci. Senti, stammi vicino. Come diavolo hai fatto ad accettare questa follia? Bastava che li lasciassimo fuori. Non scherzarla. Darò un'occhiata qui sopra. Non c'è niente di utile là. Prendi quello che vuoi. Grazie. Allora, in che guaio ti sei cacciato? Dov'è Tess? Un lavoro, una semplice consegna. Cosa consegni? Quella mocciosa. Fanculo anche a te. Sai, spero che tu sappia quello che fai. Non fai sui seri con questo tizio. Allora, dove andiamo, Bill? L'altro mio rifugio. È più una specie di armeria. Pensavo dovessimo riparare un'auto. Dovessimo? Tu sai riparare? Bill, per favore. Come ho detto, quello che mi serve è dall'altra parte della città. Mi piacerebbe una mazza, ma no. Dai, B, andiamo. Ce n'è uno dentro. No, è da un po' che volevo occuparmene. Rilassati, non è niente. Allora, non hai risposto alla mia domanda su Tess. Pensavo foste inseparabili. È occupata? Sì, certo, occupata. Mi sembra che ci siano problemi in paradiso. Beh, qualcosa del genere. Va bene, andiamo. Allora, perché non aggiusti una di queste auto? Oddio, sei geniale. Per quale motivo non ho mai pensato di aggiustare una di queste auto? Ok, non fare lo stronzo. Le gomme sono marcite e le batterie morte. Hai finito? Non ho idea di che aspetto abbia all'interno dei motori. Solo i militari fanno nuove batterie per auto. Porca puttana. Merda. Carico e pronto. Thank you.
Dio, quanto li odio. Anche il minimo dettaglio, sei tu che la prendi. Sai cosa significa? Bisogna prendere tutte le scorte. Ok, ora sappiamo che parla da solo. Estesi il modo. Poi dovrai. Bill! Joel, da questa parte. Beh, sì, salve. Interessante in cui mettere radici. Sai, per quanto quei cose siano problematici, quantomeno sono prevedibili. Una gente normale. E tu dovresti saperlo bene. Niente. Quel cancello li fermerà. L'ho chiuso e non hanno la chiave. E ora si sale, ragazzi. Da che parte? Siamo qui, è nella cantina. Prego, le chiavi ce le hai tu. No, niente chiavi. Giù di qua. Ok, eccoci qua. Tu non toccare niente. E tu chiudi la porta. Prepariamoci. Ah. Cosa? Mi serve un'arma. No, non ti serve. Joy. So badare a me stessa. No. Tu rimani qui. Bene. Aspetterò che mi facciano fuori per colpa vostra. Questo è ufficialmente il peggior lavoro che tu abbia mai accettato. È sul podio. Come cazzo fa Tessa ad approvare una missione suicida? Beh, è una sua idea. Davvero? Allora non è così intelligente come immaginavo. Si fotta. Davvero, devi riportare la ragazzina dove l'hai trovata. Non posso riportarla e basta. Allora mollala e lascia che se la cavi da sola. Ti racconto una storia. C'era una volta qualcuno a cui tenevo davvero. Una persona. Qualcuno di cui mi prendevo cura. Ma in questo mondo quel genere di cazzate serve solo a una cosa: farti ammazzare. Quindi sai che ho fatto? Ho fatto i miei conti e ho capito che ci sono solo io. Bill, no, non è proprio così. Cazzate. È esattamente così. Ehi! Che ti ho detto mentre scendevamo i gradini? Che ti ho detto? Sto solo mettendo a posto la tua cazzo di roba. Non toccare. Porca merda. Fai la babysitter abbastanza lungo e prima o poi ti cagano in faccia. Bill, per favore, ci diamo una mossa. Tieni. Diamoci una mossa. Il pompazza. Il pompa. Sì. Prima di procedere, ho qualcosa da farvi vedere. Che cos'hai? Un giocattolo nuovo di zecca. Questa è una bomba di chiodi. Attenzione, quando esplodono questi affari fanno a pezzi chi è troppo vicino. Va
Abbiamo fucili a pompa e bombe. Che cavolo ne facciamo? Beh, c'è una carovana militare che attraversa la città a intervalli di qualche settimana. Suppongo cerchino scorte. Sapessi quanta roba tralasciano. A ogni modo, qualche mese fa stavano passando di qui e sono stati travolti da quest'orda di infetti. Erano tutti addosso al camion. È ancora lì, conficcato nel lato della scuola, con la batteria dentro. Prendiamo la batteria e la montiamo in un'altra auto. Bingo! Volevo prenderla, ma era troppo pericoloso con tutti quegli infetti da quella parte della città. Affanculo! A Joel serve un'auto! E se non funziona? Nah, quei camion sono carri armati. È lì che ci aspetta. Potrebbe funzionare. Va bene, allora. La cassetta degli attrezzi! Ok, ragazzi. Ok, ragazzi, potenziamoci le armi. Allora potremmo fare il fodder. Coltella. Velocità di ricarica. Tiro, velocità di ricarica. Aggiungi un mirino. Andrà alla grande. Ragazzina, giuro che se hai preso qualcosa. Ehi, non mi serve la tua merda, fidati. Joel, la stai tenendo d'occhio? Come un falco. Trovare i liberi gialli qua e i liberi di sopravvivenza è difficile, ragazzi. Però sono molto utili. Posticino qui. Se hai qualcosa da confessare, questo è il posto giusto. Ok, è ora di fare i bagagli. Quello non è il confessionale, è la mia stanza. Ok, non tocco niente. Gli avielli. E dov'è il confessionale? E lì andiamo. Ecco, là alla scuola. Ok. La lì? Lo sapevo presto. School. Oh, cavolo. Forza, dai, tu non guardarli. Ho visto di peggio. Allora, ok. Oltre il cancello è territorio sconosciuto per me. Ci penso io. Ehi, avete sentito? Silenzio.
cliccare. Ci siamo. Ottimo. Siamo ancora al sicuro. Un attimo, ho una chiave per quel cancello. Andiamoci senza paura. Thank you.
Però in quella casa ci potrebbero essere cose interessanti. Sta zitta, zitta. Niente al piano di sopra. Prepariamoci una lama. Cioè che faccio prima di andare avanti così, ragazzi. Bloccata dall'altra parte. Se passassimo di lì? Per la botola del cane. Joel, decidi tu. Molto, molto attenta. Ma certo. Avresti dovuto darle una pistola. Ok, Bill. Dentro alla casa ci sono altri clicker. Non ci hanno ancora visto. Giù. Attenzione. Thank you.
Saliamo sul camper e scendiamo dall'altra parte. Dovremmo essere al sicuro. Dai! Chi cavolo l'ha lasciato qui? Hai degli amici in zona? No. Anche se ho qualche idea su chi potrebbe passare da qui. La scuola confina con l'altro lato di questa casa. Entriamo. Mandiamo Ellie. Dice andiamo a Ellie, dopo sono io quello che... Hey, Joel! Sì? Ieri un ragazzo, vabbè, non ho voglia di leggere, noi lo troviamo. Ehi, hai un minuto? Non ora, Ellie. Ok. Dammi una mano con questo. E ti dicevo? Ecco il camion. Esce dalla scuola laggiù. Forza. Sono un bel po' lassù. Cerca di non fare rumore. Non mi pare che ci siano altri. Corri a lì, corri! Oddio. Thank you.
semplici di quanto pensassi. Dovremmo essersi rifugiati da qualche altra parte. Non sfidiamo la fortuna. Come entriamo? Qualcuno ha lasciato una scala. Se mi aiuti a salire, la spingo giù. Farti ammazzare lassù. Grazie, Bill. Tutto bene. Dobbiamo solo arrivare al cofano del camion. Merda, hai sentito? Stanno arrivando. Più in fretta. Ok, entriamo veloci. Prendiamo la batteria e ci leviamo dalle palle. Sono bloccate! Non reggerà a lungo! Dobbiamo entrare per prendere la batteria! Forza, Bill! Ci sono! C'è un barco, svelti! Joel, c'è un'entrata! Fai in fretta! Aiutami! Dimmi che hai finito! È vuoto! Cosa? È vuoto, cazzo! Ragazzi! Dove andiamo? Beh, dove? Ovunque, ma non qui! Muoviamo il corpo, forza! Uscire dal retro. Voi due, seguitemi. Togliamoci da qui. Andate. Oltrepassare quei tizi. Merda.
Runner. Passaggio. Dobbiamo oltrepassare i tizi. Sì, lasciamogli fare tutto il lavoro, ragazzi. Mangiamo. Prendiamo la mazza. Ammazza che mazza. Forse possiamo passare dal corridoio. Pronto? Ancora una. Ne arrivano altri. Barricchiamo le porte. Non li tratterrà a lungo. Mi piace lo sto suono. Un Balder. Meglio riparati! Ci penso io. Davvero. Dobbiamo non salire coordinate con gli infetti in giro. Boh. Ecco. Cosa è successo a quel gigante? È infetto da molto tempo. Quelli così li chiamiamo Bloater. Bloater. Ok, capito. Odio interrompere le tue lezioncine di biologia, ma possiamo uscire di qui? Per favore. No.
Saliamo su quelle gradinate. Dammi una spinta, Joy. Voglio vedere cosa c'è qui dentro. Era bello attaccato qua il bloater. Andiamo ragazzi. Ok. Bene, dai, dai. Su. Joel, dietro! Figlio di puttana! Ce l'ho, ce l'ho! Li hai fregati! Ora sali! Tirami su! Di qua! Siamo a bersagli facili qui! Di qua c'è un'altra scala! Non fermatevi, vi seguo! Yeah. Entrate in casa subito! No! Questa parte di casa. Bill? Hanno avuto la stessa idea e hanno rubato la mia roba. Allora, quale diavolo è il piano? Dovresti essere grato di essere qui a respirare. Quello era il piano A, B, C, fino alla cazzo di Z. Inoltre, Diatesca può prendere questo lavoro. Non mettere in mezzo a testa. Questo non è niente che... Cristo. Conoscevi questo tipo? Frank. E chi cazzo è Frank? Era il mio compagno. È l'unico coglione che indosserebbe una camicia come quella. Ha dei morsi. Qui. Penso non volesse trasformarsi. Già, penso tu. Beh, si è fotta. Guardate che ho trovato. E c'è benzina. Alla mia batteria. Quello stronzo. Vieni fuori. Vieni fuori. Ok, Dio. La batteria è scarica, ma le celle sono ancora attive. Quindi? Quindi la spingiamo, la avviamo e l'alternatore ricaricherà la batteria. E funzionerà? Ascolta, volevi un piano B. Questo è il migliore al momento. Che ne pensi? Penso che tu guidi e noi spingiamo. Ragazzi. Altra roba mia. Altra. E allora? Che fai? Rubi le mie cose e scappi? È così, Frank. Dovresti cercare in casa. Penso che siano oltre sopra. Buona idea. Dimmi quando vuoi finire questa storia. Ti farò un urlo. Vediamo, nota di Frank.
Ok, questo è meglio non farglielo vedere. Gran coglione, però almeno era sincero. Beh, ragazzi, io prendo un attimo di pausa e dopo forse andremo avanti, che sicuramente lo starò facendo troppo lungo il video, quindi ci vediamo. Beh, ragazzi, dopo averci un po' riflettuto, qui dopo c'è un taglio, quindi non saprei, quasi quasi continueremo nella prossima puntata, quindi ciao.